Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutto l'abbigliamento che ho acquistato negli ultimi 10 giorni. Sì, lo so, avevo promesso che non acquistavo più niente, però come sapete io quando vado nei negozi se trovo qualcosa non riesco a non acquistarlo. E se volete vi lascio giù nell'info box il link a tutti gli altri video delle cose che ho acquistato nelle ultime collezioni, quindi di Bershka, di H&M, di Stradivarius e poi di altri negozi dove ho acquistato. Magari se volete darci un'occhiata per magari trovare qualcosa che può interessare anche a voi. La prima cosa che vi mostro è questa. Queste sono un paio di calze della marca Philippe Matignon, che di solito si trova da Golden Lady. Io l'ho acquistato sicuramente della collezione dell'anno scorso, l'ho acquistato nell'outlet che c'è in un centro commerciale vicino alla mia città. Praticamente sono queste calze che sono marroni, con questo disegno così un po' stilizzato, diciamo così, blu e c'ha questi brillantini dorati. Sicuramente lo utilizzerò nel periodo di Natale perché mi ricorda tantissimo Natale. E questi costavano, compreso outlet, 5 euro. Li ho voluti prendere perché calze marroni comunque ne ho non troppe rispetto a tutte le altre, perché nere ne ho tantissime. E quando l'ho visto mi sembrava un disegno molto particolare, siccome ho dei vestiti tutti di questo colore, oppure ce li ho verdi, secondo me ci stanno benissimo e li ho volute prendere. Poi sono stata in un negozio che c'è nel centro della mia città che si chiama Inside. Sono già stata in questo negozio, di solito vendono vestiti più che altro per diciamo teenager, però qualcosina si può acquistare anche per la mia età. Io ho preso un vestito che costa 17,99 euro. C'era il 10%, lo sto vedendo adesso, sinceramente non l'avevo visto, e ho preso la 02 che è la S. Comunque partiva dalla 02, c'era 02, 03, 04 ed è fatto così. E vi faccio vedere il vestito. Allora, il vestito praticamente è abbastanza attillato, ma non troppo, nel senso che segue le forme, però non è troppo diciamo, non stringe troppo la figura, quindi va benissimo per questo periodo, anche perché io sicuramente sotto ci metterò almeno una maglietta. E niente, mi piaceva tantissimo perché davanti avete questa chiusura così con il fiocco, con i laccetti, che va tantissimo quest'anno. Infatti ho acquistato almeno 2 o 3 magliette così. Quella di Stradivarius praticamente c'ha un laccetti così nella schiena. Ne ho acquistato un'altra da H&M che qui c'ha tutti i laccetti. Come vi ho detto, se volete nel link che vi metto li vedete questi acquisti, quindi se vi interessa vederli come sono per poi acquistarli potete vederli lì. E niente, dicevo, questo vestito è nero con questi disegni neri e bianchi, anziché bianchi sembrano più grigi, beige. È a maniche lunghe, è abbastanza morbido come tessuto, è molto di quelli attillati. E poi niente, dopo la vita diciamo, si allarga abbastanza. E a me arriva un po' sotto il ginocchio, però considerate che io non sono molto alta, quindi sicuramente arriverà diciamo al ginocchio, proprio alla fine della coscia per le persone più alte. E dietro è fatta così, sempre così disegnata, è molto semplice, diciamo così. Mi piaceva tantissimo e l'ho voluto prendere. Poi ho acquistato da Stradivarius queste magliettine qui, che sicuramente se avete visto gli altri miei video le avete già viste, nel senso che ne ho acquistato altre tre così. Sì, tre, una con i pois, una nera con dei disegni e un'altra se non sbaglio. Comunque, ce ne sono tantissime fatte così da Stradivarius e sono belline da mettere sopra una maglietta, magari di un unico colore. Sono trasparenti, sono tipo delle tunichette. Questa è color cipria con questi disegni così dei fiori, delle rose. Mi piaceva tantissimo e l'ho voluta prendere. Arriva alla vita, poco più basso della vita comunque. Queste sono davvero davvero attillate, quindi se qualcuno non piacciono cose attillate non vanno bene. Costano tutte 12,95 euro e c'è la S, la M e la L. Ho preso una S come sempre. Ho preso questa e poi ne ho preso anche un'altra. Questa è nera con tutti questi fiori così rossi. Mi piaceva tantissimo, l'ho voluta prendere. Anche l'altra che ho preso è su sfondo nero. Però mi piacciono tantissimo, le ho volute prendere. Le altre le ho già provate, sono tagliate così a vivo qui sia nelle maniche che alla fine della maglietta proprio. Mi piacciono, magari se voi avete delle magliette, io acquisto molte magliette monocolore per utilizzarle al di sotto dei maglioncini come oggi. E quindi ne avevo un po' di quelle magliette lì. Sicuramente queste vanno messe o con un top o con una maglietta al di sotto, sicuramente le utilizzerò con quelle magliette.
E niente, sicuramente se utilizzo questa maglietta è sotto il pantalone o utilizzo un jeans, uno sparo, vabbè, oppure utilizzo un pantalone di un unico colore. Poi ho acquistato sempre da Stradivarius, come sapete è il mio negozio preferito di quelli low cost, un'altra maglietta, anche questa costa 12,95 euro, anche di questa c'è la S, la M e la L. Questa è una maglietta un po' più pesantina rispetto all'altra, questa è dietro, praticamente è tutta grigia e finisce così con il pizzo. Invece davanti avete il pizzo davanti, oltre ad avere, cioè, tutto il davanti avete il pizzo, e c'è questa linea comunque così di pizzo, e qui alla fine della maglietta, sia dietro che davanti. Questa è leggermente più corta, quindi va benissimo con i pantaloni a vita alta. Arriva, diciamo, a me mi arriva appena appena alla vita, invece sicuramente chi è più alto arriva anche più corto. Ed è fatta così, non lo so, è questo grigio melange, mi piaceva tantissimo, secondo me anche per il periodo natalizio. E queste c'era anche nera e rossa, se non sbaglio. Comunque mi piaceva questo colore, l'ho presa di questo colore qua, perché mi sembrava un po' più particolare rispetto agli altri. Poi, sempre da Stradivarius, questo è l'ultimo acquisto, ho preso una felpa e costava 25,95 euro, anche di queste avete la S, la M e la L. È una felpa molto semplice, diciamo così, dove praticamente è da una parte bianca e da una parte nera. È un felpone abbastanza grosso, non troppo, ma abbastanza grosso. Le maniche sono bianche, cioè una manica bianca e una manica nera. C'è una scritta qui davanti, e poi dietro è sempre bianca e nera come davanti, e finisce con un elastico alla fine della vita, e lo stesso nelle maniche. E niente, di quelle felpe che utilizzo tantissimo in questo periodo, che utilizzo sotto i giacconi, sotto i giubbotti, con cui mi trovo benissimo quando non so come vestirmi, quando voglio un outfit molto veloce, allora metto di queste felpe con un jeans oppure un pantalone e via. E niente, fatemi sapere voi che cosa avete acquistato ultimamente, se anche voi avete acquistato altro, se fate il video su quello che acquistate, mettetemelo giù, sicuramente lo guarderò. Fatemi sapere se avete acquistato qualcosa in comune con me, cioè se i commenti che ho fatto su questi vestiti li condividete. Fatemi sapere se invece qualcosa che ho acquistato non vi è piaciuto. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e a presto, ciao!